Buongiorno, mi presento. Buongiorno, mi presento. Mi chiamo Stefano Peraldi e sono stato eletto mini sindaco dell'Istituto Comprensivo Casale Nuovo e insignito di tale carica da Sua Eccellenza il prefetto di Catanzaro, dottore Repucci. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rientra all'interno di un progetto scolastico promosso e voluto dalla nostra dirigente scolastica, dottoressa Carrozza, ed è finalizzato alla diffusione di pratiche democratiche per un'ampia educazione della cittadinanza. Inoltre, la mia scuola, quest'anno per la prima volta, ha aderito con piacere al progetto Coloriamo il nostro futuro, iniziativa che vede direttamente coinvolti i ragazzi in un convegno in cui noi di sindaci ci riuniamo, ci confrontiamo, discutiamo su tematiche inerenti, la legalità e l'ambiente. In previsione di ciò, il mio primo obiettivo all'inizio dell'anno è quello di garantire che l'educazione alla legalità avesse per oggetto il rispetto delle regole nella vita sociale e di potersi degli studenti l'osservanza dei valori civili per una conoscenza profonda dei diritti e dei doveri. Quando noi rispettiamo le regole, si ritorna inevitabilmente alla legge del più forte, alla legge della giungla. Pertanto, rispettare la legalità è utile all'intera società, in quanto si riducono i danni derivanti dagli atti criminali e si difendono gli interessi di tutti contro la sopraffazione di più studenti e sui più deboli. Una vera educazione alla legalità implica anche il rispetto dell'ambiente in cui si vive e ci ospita, al fine di prevenire gli effetti che tutti conosciamo, quali l'inquinamento, la deforestazione, il deturpamento del paesaggio, le comandi. Pertanto è necessario che nella mia scuola si crei una cultura ambientalistica per formare i cittadini consapevoli delle proprie azioni in un contesto rispettoso della terra, per conservare intatto l'enorme patrimonio naturalistico che ci è stato affidato. Il ruolo di mini sindaco è molto importante perché fa capire come funziona la democrazia e quanto sia bello vivere in un paese libero. La libertà è costata in passato dal sacrificio al popolo italiano e quindi è nostro dovere preservarla e onorarla fin da piccoli. Quando in TV scorrono le immagini dei nostri soldati morti in Afghanistan per i dati di libertà, giustizia e legalità, mi sentirei orgoglioso di essere italiano. Oggi sono onorato di indossare questo pacifico colore e di rappresentare il territorio della mia scuola che da anni è sempre attenta a partecipare a tali tematiche. Grazie. Grazie.